primo tempo Calella contro Dinamo Molesti, risultato di 4-3 per Dinamo Molesti. Andiamo da un elemento di Calella, scusami il cognome. Magri. Magri, un buon primo tempo per voi, state in vantaggio di 4-3, cosa si deve fare in questo secondo tempo? Dobbiamo continuare a giocare come stavo giocando, correre il più possibile, cercare di passarla il più possibile. Purtroppo gli avversari sono forti, quindi può succedere di tutto. Va bene, grazie, in bocca al lupo per il secondo tempo. Andiamo da qualche componente del Dinamo Molesti, andiamo dal capitano. Capitano, cognome? Cenisano, state perdendo di 4-3, anche siete stati molto sfortunati, cosa si deve fare in questo secondo tempo? Dobbiamo stare solo un po' più tranquilli, perché la palla la stiamo giocando, purtroppo abbiamo preso due gol su due errori difensivi, quindi se giochiamo con tranquillità penso che il risultato riusciamo a portarcelo a casa. Va bene, grazie, in bocca al lupo per il secondo tempo. Ci vediamo dopo per Dinamo Molesti, Atletico Calilla. Vai. Siamo qui al termine della partita Atletico Calilla Dinamo Molesti, partita del torneo Summer Cup, che ha visto vincere l'Atletico Calilla per 7-5. Alla mia destra il migliore nel match stabile, alla mia sinistra Felo. Felo, oggi una sconfitta, succede raramente che la Dinamo Molesti perde, secondo te perché oggi? Diciamo che eravamo poco affiatati, non abbiamo giocato per due giornate di fila e questo ci ha fatto perdere un poco, diciamo, il ritmo e il modo in cui giocavamo. Abbiamo bisogno di giocare con costanza e se quando riposiamo prendiamo un po' di meno. Faccio complimenti agli avversari, hanno giocato bene, è stata una partita divertente. Sì, molto molto bella. Sì, sì, molto bella. È stato un peccato non chiudere il girone a punto di giro, ma sarebbe stato importante per le fasi finali. Certo. Aspettative appunto per queste fasi finali? No, speriamo di ritrovare prima la curva e poi vediamo partita dopo partita come andrà. Poi sappiamo che partita secca è diverso, esatto. Non si può steccare. Teola, vuoi ringraziare o salutare qualcuno? Sì, sì, sempre tutta la squadra, i tifosi che oggi non sono venuti. È il nostro capitano Danilo Cerisano. Va bene, grazie per le fasi. Ciao, adio. Stabile, grandissima partita per te, autore di un pokerissimo, 5 reti, aiutato da tutta la squadra. Oggi il Calilla ha fatto una grandissima partita, spiegaci un po' il match. No, ho fatto una grande partita, al di là dei miei 5 gol è stato il gioco che è venuto fuori, la grinta, la cattività del Calilla che tutti conosciamo, che ultimamente è venuto un po' meno, però per questo torneo abbiamo fatto veramente davvero belle cose. Si è conclusa con la ciliegia sulla torta, la vittoria contro la squadra imbattuta del torneo. Sì, infatti. E penso che loro avevano motivazioni abbastanza alte per arrivare a punteggio pieno con il primo ragazzo, però noi siamo riusciti a fermarli e dare una botta di autostima a tutta la squadra. Esatto, stabile questa Calilla per le fasi finali, dove vuole arrivare? Niente, noi ci giochiamo tutte le partite al massimo, lo stiamo facendo ultimamente, come ho fatto oggi, abbiamo giocato sempre così. Poi si vedrà dove arriveremo. Spero fino in fondo, è super felice. Vuoi dedicare i gol e la prestazione a qualcuno? Sì, a tutta la squadra, perché alla fine la cosa importante è il gruppo che sicuramente non sta venendo mai meno, sono già quasi 5 anni che ci sono messi da me, siamo sempre gli stessi, sempre più amici. Va bene, mi auguro in bocca al lupo per il prossimo. Ciao. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi.